Amiche e amici visionari, benvenuti a una nuova puntata di Effetti Collaterali, il programma di Visione TV che ha ormai smesso di chiamare fluidificanti i propri affezionati telespettatori. Ma quali fluidificanti, cari visionari? L'intersex, avrete capito, non esiste più. Controordine compagni, si sarebbe detto in Consessi Trinariciù. Esistono oggi solo i maschi assassini e le donne vittime sacrificali, veri gender specific. E se una donna si sentisse improvvisamente e inopinatamente maschio, come capitava fino a qualche settimana fa, il mantenente diventerebbe un pericolo per le altre donne e alle strilla di giubilo che avrebbero accompagnato questa transizione arriverebbero improvvisamente delle urla di paura. Ora, poiché la vera fluidità, avrete capito, è quella delle zucche vuote nelle quali puoi versare per poi sbrattare qualunque idea, partiamo da Vanity Fair, che di zucche vuote è il manifesto. Allora, leggiamo un articolo che fa subito chiarezza con una moderata attestazione sessista. Valeria Fonte ci dice infatti: tutti gli uomini, mi raccomando, pensano come pensa un femminicida. Ecco, guardate bene questo volto, cari visionari, non è come verrebbe da vaticinare quello di un terrificante femminicida, bensì è il volto dell'autrice. Ora, benché io sia d'accordo con la tesi così deliziosamente proposta, devo confessare che questo sguardo, lo sguardo della giornalista, non trasuda benevolenza di genere. Vediamola ancora, mentre prende il nostro orrendo simbolo fallico per farne un sol boccone. Antonio. Inquietante questa immagine. Ouch, direi. Ora, grazie anche ad articoli come questo, negli ultimi giorni, proprio come Adriano Celentano, Piero Pelù, Francesco Renga e il blog del Marchese, mi sono vergognato molto, devo dire, di essere uomo. Anche tu, Antonio, ti sei vergognato. Anche Antonio si è vergognato. Anche se ho dovuto fare, lo confesso, un po' di ordine nei miei pensieri. Ero convinto, come vi dicevo, che distinguere fra maschi e femmine, concepire solo l'esistenza del binarismo di genere, polarizzare inclinazioni e rivendicazioni fosse un retaggio medievale. E invece no, perché i tempi, cari visionari, cambiano repentinamente. Una ragazza è stata uccisa, Giulia, uccisa dall'ex fidanzato. Ora, a poche ore dall'accaduto, siamo stati inondati da allarmi sui femminicidi. Giù le mani dalle donne! Piccoli uomini, un'altra ragazza cade nella rete dell'ex. Michele Serra aveva già il coccodrillo pronto, la malattia del maschio. Io invece ne rimanevo, lo confesso, allocchito, ma come, in una società fluida, genderless, dove il sesso è un mero accidente, irrilevante e intercambiabile, quella società da loro reclamizzata e poi imposta, in quella società che differenza potrà mai passare fra la morte di un maschio o di una femmina? Riflettete, cari visionari, maschio e femmina esistono solo nella vostra testa inquinata dal patriarcato. È morto un essere umano, capiatelo, sessisti. Ah no, chiedo scusa, devo riprogrammarmi repentinamente. E se è vero, come è vero, che tutti gli uomini sono prevaricatori, peggio, femminicidi dormienti, vorrei dare un consiglio a tutti i compagni, fidanzati, mariti, che in queste ore stanno rilanciando i post di compagne, fidanzate e mogli in missione contro il maschio abusatore. Dite loro di finirla con questo mangime multimediale da oche rimasticato da milioni di oche come loro e dite di andare a preparare piuttosto una frittura e in fretta. Consuelo un frituron, rapido! Ecco, prima che mi diate del maschilista, sessista, sciovinista, sappiate che lo faccio solo per inverare la tesi di cui sopra, dando loro ragione. Infatti, se non le castigaste
cari macisti, se non le metteste zitte ai fornelli, mi spiegate che razza di maschi prevaricatori sareste? E che cazzo, mezze fighe che non siete altro, le basi, le basi. Ascoltiamo allora il patriarcato negazionista in azione contro le angelicate rivendicazioni delle vittime. Antonio, perché poi non è più interessante. Ecco, avete ascoltato queste due donne così puntuali e limpide nelle loro rappresaglie. Come mai è sempre violenza nei confronti delle donne e mai delle donne nei confronti degli uomini? Chiede la Berlinguer in maniera inattaccabile. Ecco, vediamo Antonio questa unilateralità. Uccide il marito a coltellate a Nuvolento davanti al figlio quindicenne. La vittima è il 59enne romano Fagoni, arrestata la moglie. Ma andiamo avanti, Antonio, andiamo a Corbetta, in provincia di Milano. Tragedia a Corbetta, uccide il marito a coltellate nel sonno e poi si toglie la vita, l'orrore scoperto dal figlio. Vabbè, che volete, saranno incidenti domestici, cosa possiamo dire, ma trovo comunque emblematico, della correttezza di certe gentildonne, l'approccio della Lucarelli. Prima bolla le argomentazioni della controparte maschile di Sallusti, in questo caso, come tesi da scuola dell'obbligo, poi si picca se l'altro ne ridacchia e lo accusa di ostentare superiorità, così gli intima di trattarla come sua pari, dimenticandosi di avergli dato pochi secondi prima del bambino delle elementari. Davvero sublime. Peraltro noto una Lucarelli un poco imbalsita in questi ultimi mesi. A tal riguardo mi auguro davvero che sia solo gonfia della sua boria e che non siano effetti avversi da vaccino. Ma poi sottolineato con, potremmo dire, sessismo uguale e contrario, che nessun uomo è mai inutilmente perfido con una donna come sanno esserlo le donne contro le loro simili. E non serve ricordare i delitti di Avetrana o quello di Ponte Cagnano, se non ricordo male. Basta vedere come si rubano i maschi così disprezzati vicendevolmente. Ma non divaghiamo e torniamo al pene dell'inferno di cui la copertina porta traccia. Di rigurgiti patriarcali non è piena solo la cronaca nera, cari visionari, ma anche la nostra memoria collettiva, inquinata da un'idea di famiglia con l'uomo che tiranneggia la donna. Antonio. E piglialo su. E piglio questo verso a mamma, così diventi bello come papà. E non glielo ricordasse, se no gli aver compresso. E tu, succhia dell'ovetto, mamma, che diventi grosso. Ma me fa schifo, è uscito dal culo. Oh, non di parolacce, sa. Oh, ma che sei scema. Non ci risponde così a tua madre. E non lo maltrattare. Così t'impari. E tu, porta rispetto a tuo padre. Anche oggi passa l'uomo. Bene, cari visionari, se la violenza maschile è l'unica risposta che abbiamo offerto a tutte le tribolazioni esistenziali dei giovani, oggi finalmente la donna prenderà in mano l'educazione al sentimento con una novella paideia al femminile. Antonio, vediamo la Cortellesi. Ecco, la Cortellesi ci dice: l'educazione sentimentale deve essere una materia scolastica, di quelle importanti, con i voti che fanno media. Ma io mi domando, a chi affideremo il delicatissimo compito di istruire al sentimento, di istruire all'amore? E che cosa verrà insegnato, mi domando, nelle nostre scuole? Ascoltiamo una matrice benevola dell'avanguardia femminista, la Marchesa di Merteuil, nella superba interpretazione di Glenn Close nelle Relazioni pericolose. Antonio. Io mi domando spesso di voi come siate riuscite ad inventarvi. Non avevo scelta, vero? Sono una donna. Le donne sono obbligate ad essere molto più abili degli uomini. Potete guastarci la reputazione e la vita solo con poche parole bene scelte. Quindi è chiaro che io non ho dovuto inventare solo me stessa, ma espedienti di fuga cui nessuno aveva mai pensato.
E ci sono riuscita perché io ho sempre saputo di essere nata per dominare il vostro sesso e per vendicare il mio. Sì? Ma in che modo, mi domando? Quando feci l'ingresso in società avevo 15 anni. E io già sapevo che il ruolo a cui ero condannata, vale a dire stare zitta e obbedire ciecamente, mi dava l'opportunità ideale di ascoltare e di osservare. Non quello che mi dicevano, che non era di alcun interesse, ma tutto quello che la gente cercava di nascondere. Ed ho esercitato il distacco. Imparai a sembrare allegra mentre sotto la tavola mi piantavo una forchetta nel palmo della mano. E finì per diventare una virtuosa nell'inganno. Non era il piacere che cercavo, era la conoscenza. E consultavo i più rigidi moralisti per la scienza dell'apparire, i filosofi per sapere cosa pensare e i romanzieri per capire come cavarmela. E alla fine io ho distillato il tutto in un principio meravigliosamente semplice. Vincere o morire. Così siete infallibile, vero? Se io voglio un uomo è già mio. Se ha qualcosa da dire, si accorge che non può. E tutta la storia è qui. È stata anche la nostra storia? Io vi volevo ancora prima di conoscervi. Lo esigeva la mia presunzione. Poi quando cominciaste ad inseguirmi, io vi volevo da morire. La sola volta che mi sono sentita dominata dal mio desiderio. In una singolare tenzone. Magnifica Glenn Close. Madame de Volanges. Ecco, cari visionari, nell'attesa di una risposta concia da parte del femminismo contemporaneo, reagiamo con tutta la gratuita sapienza del maestro Lavaro Bonifici, che ci ha voluto far dono di un intervento. Antonio. Caro amico, avevo inteso chiudermi in un filosofico silenzio, ma data la sua insistenza e il bonifico di euro 300 appena pervenuto, ho deciso di dedicarle questo minimo spazio per fare conoscere al volgo il mio alto pensiero rispetto al dramma del patriarcato, dramma che io ben conosco per averlo involontariamente incarnato nei miei anni giovanili, quando la furia e la forza della mia virilità spaventavano ictu oculi ragazzine donzelle. Per questo, con fare ammiccante, ero solito andare in giro portando in evidenza un libro del grande Beccaria, dei delitti e delle pene. Grazie maestro, grazie davvero. Lei è un totem priapico per tutti noi. Ora, a questo punto, dal canto nostro, proponiamo, ictu pelvici, lo sciovinismo flebertiano dell'amico etero. Sigla. Ora, caro Antonio, devo confessarti che rivedere questa copertina oggi mi ripugna. Un uomo fra le donne, un uomo che guarda in basso, forse cercandosi nelle tasche una droga dello stupro. E quelle colombelle ignare delle cose del mondo, presto martiri degli insaziabili appetiti del maschio predatore. Ma leggiamo le vostre lettere, cari visionari. Mi scrive Sandra. Sandra dalla provincia di Frosinone. Caro Augusto, sono mamma di un ragazzo di 18 anni e in questi giorni temo che mio figlio possa diventare un femminicida. Quando la sua fidanzatina Angelica
bella e prorompente, flirta sfacciatamente con mio marito, lui la guarda con risentimento profondo. Io stessa vorrei avvelenarla, ma il veleno per topi lascia tracce troppo evidenti. Pensavo all'arsenico bianco che porta a uno shock dell'apparato gastroenterico che potrebbe essere scambiato per un malore improvviso. Hai consigli? Carissima Sandra, dalle parole che scrivi mi sembra che tu abbia già le idee piuttosto chiare. A questo punto ti direi di seguire il tuo istinto femminile, Girl's Power. Bene, passiamo alla seconda lettera che ci arriva da Aurelia. Carissima Augusto, mi chiamo Aurelia e sono una ragazza sposata da circa 5 anni. Mio marito bada a me con generosità, ma credo abbia un rapporto sconveniente con mia madre. Si scrivono su WhatsApp, siedono sempre vicini a tavola. Alle volte lui la prende scherzosamente sulle ginocchia. Quest'estate, mentre eravamo in vacanza all'Isola d'Elba, guardavano film fino a tarda ora nel bungalow di lei. Mia madre è sempre stata una mangiauomini e mio marito non sa resistere alle tentazioni. Tutto lascerebbe sospettare che ci sia qualcosa sotto, se non fosse che mia madre ha 87 anni. Che cosa devo fare? Beh, cara Aurelia, io credo che tu debba lasciar correre a questo punto, anche fosse, come tu sospetti, per la mammetta sarebbero, diciamo, gli ultimi fuochi. E quanto a tuo marito, credo tu possa contare sul fatto che, con il passare degli anni, proverà sempre più interesse nei tuoi confronti. Ora chiudiamo con un messaggio davvero toccante di Renato da Catania, che mostra la biforcazione emotiva dei maschi contemporanei. Renato mi chiede come vadano trattate le donne oggigiorno, perché dice giustamente: se si è troppo forti si viene accusati di maschilismo tossico, se invece si è troppo teneri si finisce cornuti. Ebbene Renato, è lancinante il tuo interrogativo, ti farei consigliare dalla viva voce di una fanciulla. Regia. I just want a man to treat me like the same way that he treats his p***s. Like, I want him to take flattering photos of me all the time. I want those oily massages every morning. I want to make all his decisions for him. That's all I want. Dunque, caro Renato, io posso dirti che personalmente ho seguito questo giovevole suggerimento e la mia fidanzata ha trovato un sacco di nuove amiche modelle. Bene, cari visionari, dopo questo messaggio di fiducia nei confronti del pene, non sempre il satanasso che viene dipinto, passiamo a ciò che di davvero satanico abita il mondo, i pacifisti per la guerra. Sigla. All we are Come ci ha spiegato nelle ultime ore il sempre ottimo Nikolaj Lilin, a pochi minuti dall'inizio del cessate il fuoco concordato, i militari israeliani hanno fatto esplodere alcuni palazzi civili a Gaza, accompagnando questo crimine di guerra con risate, grida di esaltazione e commenti denigratori nei confronti dei civili palestinesi massacrati. Perché evidentemente a loro piace l'odore del napalm al mattino. Antonio. Io non ne vado, io non potevo Wow. Yalla, la Mkhaniyat! Atsmarim!
Allucinante, c'è Marmaglia in giro per le redazioni italiane che supporta tutto ciò. Restiamo umani, come direbbe Elie Schlein. A tal proposito, avrete senz'altro assistito all'ospitata di Francesco Maria Toscano in quel di La Sette, negli studi di Coffee Break. E se non l'avete fatto, cari visionari, rimediate perché ne vale davvero la pena. I pacifisti per la guerra che lo circondavano erano infatti aberranti. Una tizia in particolare che se il patriarcato esistesse davvero farebbe la pedicura in una clinica per anziani e invece discetta in televisione di geopolitica. Una passeriforme, una pappagallina cenerina che rimastica le crocchette di pensiero che le vengono offerte senza percepirne evidentemente il fetore. Bene, questa giornalista definiva intelligente radere al suolo un intero nucleo urbano dove signorine come lei vengono arse vive a migliaia. E dopo averlo affermato con querula sicumera, era lei a domandare al maestoso toscano se si rendesse conto di ciò che aveva detto. La lagna della stupidità che vorrebbe darsi il tono dell'intelligenza è patetica anche quando tratta argomenti salottieri, ma quando si esprime su tragedie indicibili diventa davvero eco dell'orrore. E a proposito di violenza contro le donne, vorrei segnalare a queste gallinacce che in Palestina in 45 giorni sono morte 3.794 donne come loro. Oltre a naturalmente ricordare gli stupri sistematici che vanno avanti a danno delle ragazze palestinesi da decenni. Nessuno tuttavia propone corsi di rieducazione per i militanti israeliani qui in Italia. Renga, Gassman e Celentano non si vergognano di essere uomini. Come se il tutto non fosse, diciamo, abbastanza delirante, cari visionari, vorrei segnalare ai tifosi pro Israele con la bandierina con Stella di David, che sono ora in marcia furente contro il patriarcato, che Abramo, Isacco, Israele, ma diciamo pure i padri atavici da Abramo in poi, sono biblicamente detti patriarchi e la loro epoca età patriarcale. Bene, per un conflitto che prosegue in tutta la sua brutalità, per fortuna ce n'è un altro ormai terminato. A tal riguardo arrivano comprensibili, se vogliamo, nostalgie e rivendicazioni. Antonio, guardiamo cosa è successo durante la partita Italia-Ucraina. Anzi, Ucraina-Italia. Ecco, vediamo uno striscione che profuma di imperativo categorico kantiano, free Azov. Ecco, oltre a, diciamo, questa segnalazione che viene dai tifosi ucraini, io vorrei lanciare un monito alla redazione di Visione TV attraverso le parole di Supervax. Antonio. Straordinario, cari amici, straordinario. Finalmente, ora che è terminato il conflitto russo-ucraino, è terminato, no? Non ne parlano più in TV. Posso finalmente Certo. abbandonare la mascherina di supporter e sfoggiare questo nuovo look. O chiederei alla redazione gentilmente se fosse possibile, magari, avere un bel bandana filo-sionista per onorare la causa. Date una mascherina sionista a quest'uomo, è una battaglia di civiltà. Mi auguro che la redazione risponda celermente. Ora, Supervax ci porta dunque alla conclusione di questa puntata, quindi al tema dei vaccini, che sono sempre la risposta a tutti i mali del mondo, ma non i vecchi, badate bene, i nuovi, come ci ha spiegato Guido Bertolaso. Antonio. Non è una quinta dose, questo è un nuovo vaccino, quindi questa è la prima dose di un nuovo vaccino, che è un vaccino molto più sicuro, molto più efficace rispetto a quelli precedenti, che è un vaccino molto più sicuro, molto più efficace rispetto. Ma pensa, molto più sicuro e molto più efficace. Ma mentre Burioni si sottopone a un booster anale, grazie alla vittoria di Djokovic, diciamo che lo ha in un certo modo
sodomizzato, il nostro supereroe di riferimento propone una illuminante soluzione vaccinale ai femminicidi. Agevoliamo Supervax, Antonio. Fortunatamente stamani il nostro fedelissimo ambasciatore vaccinale Siero Pelù, in sincono con molti alti esponenti dello spettacolo, cospargendosi il capo di cenere per l'orrendo accadimento, figlio del patriarcato più bieco, ha voluto Ciao. lanciare al mondo intero il suo grido di pentimento. Mi vergogno di essere uomo. Straordinario! Straordinario! Nullo potente contro il pensiero prepotente maschilista che arginerà sicuramente il ripetersi di episodi simili, ma tuo Ciao. che potrebbe essere preludio di un gesto ancora più nobile. Cari amici, la loro vergogna potrebbe consegnarli alle fila gender fluid. Cosa ne pensate? Magari facendoli rinunziare persino al proprio bagaglio testosteronico, scusate il gesto, come di un piccolo interventino chirurgico capace di conferire loro maggiore sensibilità verso gentil sesso. Cosa ne pensate? Ovviamente, sempre nell'attesa che la scienza proponga un vaccino in grado di livellare le disparità di genere, si intende? Faremo come un ornitorinco, cari amici, dalla voglia di vedere il volto del professor Bassetti, che dal piccolo schermo siringa un testimonio illustre, come per esempio l'inclusivo Papa Imbroglio al motto di inoculati anche tu con Fluid Gender, il vaccino che calma il birichino che è in te. Straordinario! Straordinario! Ingegnoso come sempre, Supervax. Devo dire che te lo appoggio convintamente. Oggi la transizione di genere è in effetti possibile. Lo dice la scienza, dopo tutto. Per cui un suggerimento a tutti i maschi che si vergognano tanto di essere maschi. Tagliatevi le balle se avete i coglioni e finitela di scassare la minchia. Ecco, ora sulle note di veri ribelli come Siero Pelù, prendo congedo da voi, cari visionari, e vi do appuntamento a sabato prossimo, ricordando a tutti noi, contro il cieco odio femminista, che non esiste amore senza pene. A sabato. Ma va!